Quest'oggi abbiamo visto la serata, la giornata conclusiva di questo progetto con i bambini della prima, seconda e quarta classe. Che difficoltà si è avuta durante tutta la preparazione, la fase preparativa di questo progetto? Dunque, il progetto è il progetto di plesso che il progetto lettura e in realtà poi la ricaduta è stata sia interdisciplinare durante le attività praticamente didattiche vere e proprie, poi con ore aggiuntive. Abbiamo aderito anche a Maggio dei Libri, che è stata un'iniziativa a cui poi tutti i bambini del plesso hanno aderito anche all'orario aggiuntivo. E ci è sembrato giusto drammatizzare due fiabe che erano significative perché il percorso prevedeva la lettura da parte dei bambini dei libri della piccola biblioteca, che in qualche modo si sono scambiati tra di loro e quindi poi hanno portato a termine per favorire intanto il piacere della lettura e fare in modo che anche la recita di fine anno abbia un senso con tutto quello che si è fatto poi durante l'anno. La prima drammatizzazione ha visto coinvolti i bambini di prima e seconda con Occhio Pinocchio, la seconda drammatizzazione gli alunni di quarta con il Mago di Oz. È stata anche positiva la partecipazione con le famiglie che hanno collaborato fattivamente, soprattutto per quanto riguarda le nostre classi, la prima e la seconda, si sono quasi fatti carico di tutta la scenografia, perché essendo bambini piccoli noi siamo stati molto impegnati sul fronte della drammatizzazione, quindi di continuare a farli ripetere, perché ovviamente per bimbi così piccoli già è una conquista che riescano a fare quello che hanno fatto stasera in anche così breve tempo. Quanto sono importanti questi progetti per la didattica dell'anno scolastico? Questo progetto lettura è stato molto importante perché i bambini si sono appassionati alla lettura, i bambini di quarta specialmente, perché essendo più grandi di quelli di prima e seconda hanno letto quasi tutti i libri che ci ha gentilmente prestato la biblioteca, la piccola biblioteca dell'Onlus Arcobaleno. E quindi si sono appassionati, hanno letto i libri, questo Il Mago di Oz l'hanno scelto spontaneamente e quindi poi abbiamo deciso insieme alle altre colleghe di metterlo in scena e abbiamo scritto il copione, ci siamo divertiti insieme le colleghe e i bambini a fare questo progetto e questa recita. Naturalmente era un po' complicata perché era lunga e presupponeva tante scenografie, però poi alla fine ha dato un buon risultato, credo. Assessore, quanto è importante la collaborazione tra l'amministrazione comunale, quindi istituzione amministrazione comunale e istituzione scuola? La collaborazione in tutti i campi è molto molto importante. Noi come comune siamo stati sempre accanto all'istituzione scuola perché la scuola è l'espressione del nostro territorio, quindi cerchiamo di essere vicini e di partecipare anche alle richieste che di volta in volta sia i docenti che il nostro dirigente ci presenta. Oggi ho partecipato volentieri alla drammatizzazione del progetto lettura anche perché Roccaconfina ha partecipato al progetto Il Borgo della Lettura, quindi noi siamo come comune, abbiamo partecipato a questo progetto e quindi a breve arriveranno tanti libri che metteremo a disposizione di tutti i ragazzi di Roccaconfina e riusciremo così in breve tempo a realizzare una biblioteca aperta a tutti i ragazzi del nostro comune.